Senigallia a Città ritrova la Serie D dopo 18 anni, Melchetti rovina la festa e si porta a casa l'intera posta in palio. I rossoblù arrivano alla sfida col Chieti con i 3 punti guadagnati al debutto contro Cinzia Albalonga. Anche i neroverdi sono forti della vittoria casalinga di 7 giorni fa sul Vasto Girardi. Moduli speculari per entrambi i tecnici che schierano le squadre col 4-3-3. Padrone di casa che hanno come punto di riferimento Denis Pesaresi, ai cui lati agiscono Cariota e Verioni. Cotta si affida al tridente palmisano Rossi-Barbetta. L'inizio è molto confuso, con imprecisione da entrambe le parti. La prima azione degna di nota è della Vigor, con Baldini che entra in area dal lato mancino e spara in diagonale verso il primo palo, ma manda sul fondo. Il Chieti si vede al 21esimo con una punizione calciata da Palmisano che trova Rossi, ma il pallone è debole e per Roberto non ci sono problemi. 2 minuti dopo, azione personale di Olivi per il rossoblù, oggi in maglia azzurra, che serve Pesaresi, spalla alla porta. Il numero 9 si gira, ma manda il pallone alto. Al 29esimo, a sorpresa, passa il vantaggio il Chieti. Azione prolungata nero-verde, palla Spinelli, la cui prima conclusione è ribattuta, ma sulla seconda non lascia scampo all'estremo di casa. Da Vigor, accusa il colpo, gli uomini di Cotta vanno vicini al raddoppio. Corre il 41esimo quando Marino crossa dalla fascia mancina, pescando Rossi in mezzo all'area. Il numero 10 si aggiusta il pallone sul destro, ma dall'area piccola incredibilmente manda sul fondo. La frazione si chiude con un'azione vigorina, pallone spiovente dalla sinistra, sponde di testa di Cariota verso Mancini che non è preciso e spedisce alto. Nella ripresa mister Clementi fa entrare l'acciaccato di Enrico e nonostante a mezzo servizio crea qualche grattacapo alla difesa abruzzese. Per vedere la prima azione dobbiamo aspettare il 16esimo ed è il rosso-blu. Cross di Bartolini, Pesaresi anticipa tutti di testa sul primo palo ma spedisce sul fondo. Trascorrono 2 minuti e i padroni di casa pervengono al pari. Tutto nasce da una punizione battuta lungo l'out sinistro, palla perviene a Baldini che fa partire un cross perfetto verso il secondo palo che incontra la testa di Maggi Galluzzi e firma l'1-1. La Vigor però non ha neanche il tempo di esultare che il Chieti torna in vantaggio. 2 minuti dopo infatti Masavuld recupera un pallone sulla tre quarti e serve di precisione il neentrato Cesario che mira il palo lungo insaccando. I rossoblù accusano il colpo e non riescono ad imbastire una degna azione di nota, cercando di buttare palloni dentro. Al 37esimo Cariota colpisce il palo esterno. Gli ultimi minuti sono di spinta per i rossoblù e di sofferenza per gli ospiti, che però riescono a difendersi bene e a portare a casa un altro successo che li proietta in testa alla classifica in solitaria. Sono estremamente soddisfatto per tante cose questa partita. Non sicuramente del risultato, sono soddisfattissimo della Vigor del primo tempo in cui credo abbia assolutamente dominato senza alcuna ombra di dubbio. E abbiamo fatto 35 minuti di grande calcio e siamo andati in svantaggio direi immeritatamente e questo di sicuro ci ha dato un po' fastidio. E lo scorso anno eravamo stati sempre molto bravi una volta che eravamo in gara, eravamo padroni del gioco, subivamo gol ma mantenevamo la calma e recuperavamo. Oggi ho visto invece dopo il gol un po' più di frenesia, un po' troppi errori tecnici e sicuramente questa cosa va migliorata. Partita che fra virgolette mi aspettavo, nel senso sapevo il valore della squadra, sapevo l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra che ne ho promossa con la prima vittoria. Avevo delle buone referenze, anche se non l'ho mai vista, una squadra che gioca. Mi ha sofferto un po' l'inizio con quello che potevamo mettere in campo e niente, è stata una partita dove probabilmente chi ha sbagliato di meno ha vinto la partita dal mio punto di vista. Per quanto riguarda noi, un po' disordinati, un po' troppo frenetici in qualche situazione, però devo fare i complimenti alla squadra perché ha portato in campo quantomeno il carattere, la voglia di lottare palla su palla, colpo su colpo, e sotto questo aspetto devo dire che è la seconda partita che andiamo in vantaggio, anche perché di campionato siamo la seconda e riusciamo poi dopo avere ancora la zampata vincente per andare a vincere la partita.